intanto raccontaci il gol, perché sembra che un attimo tenni, cioè, non ce la fai a tirare, si capisce? No, ho fatto pallonetto con il petto per dribblare il difensore, dopo ho piazzato sul secondo palo. E quindi, prima di tutto, buonasera. E sono veramente contento perché sto aspettando questa partita qua, perché da 4 partite che non gioco. Come io sono sempre fatto nella mia carriera, alla fine esco fuori sempre. Anche l'anno scorso non giocavo, ma lo so, l'allenatore mi ha portato qua a San Benedetto. Sapeva che non stavo bene quando mi ha portato. E quindi non avevo tempo di farmi giocare, perché partita che abbiamo giocato di tipo mercoledì non mi faceva giocare e sapeva che gli altri stavano meglio di me. E da 2 settimane che mi diceva, oh, ti vedo bene. Mister, lo sai come sono fatto? Io alleno in base di come sto. E lui ha detto, tu continui a allenare così. Non aspettavo che giocavo anche titolare, non aspettavo. Comunque ho cercato di stare pronto e ringrazio anche il mio compagno di squadra, perché mi hanno dato le mani in campo che non aspettavo. E sono veramente contento per 3 punti, perché la partita che conta sono sempre lì dentro. Quindi ringrazio Dio e ringrazio il mio compagno di squadra e ringrazio anche l'allenatore. E l'unica cosa che mi dà fastidio è leggo le cose su di me, i tifosi dicono le cavolate, non mi conoscono, ma è quello che mi dà fastidio. Entrano pure tipo che dicono che io non sono giocatore nemmeno in eccellenza potevo giocare. E questo mi dà fastidio. Se ho fatto 15 anni in professionisti, il motivo c'è. Non è che sono andato motivo mio l'anno scorso, no, quest'anno a Bisceglie, per problemi familiari, e sono ritornato in C, quindi non è che mi hanno mandato lì a giocare. E lo so che non, veramente i tifosi, io conosco i tifosi, io ho giocato in piazza caldissima, tipo Foggia. Quando sono in campo, cerco di dare tutto, e se non ce la faccio più, come oggi, che non ce la facevo più, ho chiesto di uscire. Quindi quando gioco, non gioco per me, gioco per la squadra. Perché se voglio essere egoista, faccio sempre gol. Ma io cerco di fare assist, mio compagno di squadra. Quando faccio gol non sono contento, ma quando faccio assist, Leo mi conosce bene. Quindi questo mi dà fastidio. È tutto qua. Come vedi il playoff in questo? È playoff, speriamo. Chi viene, viene. Io ho già giocato tanti playoff, lo so com'è. È 90 minuti, devi pedalare. Chi ce la fa? Chi c'ha piedi non è che vince. È testa. E chi c'ha la testa, e chi c'ha la corsa, chi non c'ha la voglia, vince. Come io sono sempre fatto, non sono fenomeno di piedi, ma quello che sono fenomeni giocano 60 minuti. Ma dopo esco fuori sempre. Quindi vediamo. A posto, ragazzi? Vuoi dedicare il gol a qualcuno? Dedico mio figlio, che ha fatto compleanno giovedì. Che non riuscivo. Si chiama Zico Giammi Agodione. Zico. Come Zico. Ah, come Zico. Allora, sì. Zico Agodione. Zico Agodione, che ha fatto compleanno giovedì e non sono riuscito ad andare da lui. Ho dedicato a lui. Zico per lui l'ha chiamato io pure. No, no, perché mio padre mi voleva chiamare Zico, solo che non aveva. Ha detto va bene, perché mia madre ha detto di no. Io l'ho premesso, ho detto quando. Io l'ho promesso, ho detto il mio figlio lo chiamo Zico, è Giammio, è suo nome. Quindi, grazie.